Allora, abbiamo appreso dai giornali le ultime esternazioni dei membri del Partito Democratico rispetto a presunte maggiori spese che la nuova giunta a 5 Stelle avrebbe caricato sui cittadini. Probabilmente ai consiglieri del Partito Democratico mancano alcune informazioni fondamentali, o forse poco si ricordano di quello che hanno fatto quando amministravano la città. Attualmente, la giunta a 5 Stelle ha un solo membro nello staff del sindaco esterno rispetto al personale comunale, persona che è appunto a mezza giornata. Nella precedente consiliatura lo staff del sindaco era composto da una persona a tempo pieno e due persone a mezza giornata, con una differenza di spesa di circa 45.000 euro. Noi, rispetto alla precedente giunta, è vero, abbiamo un assessore in più che costa, tra virgolette, solo 29.000 euro in più, e si tratta comunque di un professionista, non di una persona incompetente messa a dirigere un settore comunale. Se poi andiamo a vedere quello che facevano nel 2007, il personale esterno allo staff del sindaco era composto da 5 persone addirittura, di cui 4 a tempo pieno e una a mezza giornata, quindi con un ulteriore sborso per la collettività. Dobbiamo inoltre sottolineare che la vecchia giunta, di cui anche il PD ci risulta facesse parte, aveva dato 3 incarichi fiduciari ai dirigenti. Ogni dirigente, lo ricordiamo, costa circa 100-120 mila euro ai contribuenti. La nuova giunta a 5 Stelle, a fronte della perdita di questi 3 dirigenti che appunto avevano nomina fiduciaria, per ora ha deciso di riassumerne solamente uno. Quindi faccio fare a voi i calcoli del risparmio per le vostre tasche. Per quanto riguarda invece la scelta del nuovo segretario comunale, beh, il PD dovrebbe calibrare meglio le sue esternazioni. Innanzitutto, come loro stessi hanno sottolineato, la legge prevede che il sindaco possa, una volta eletto, scegliere un nuovo segretario comunale. Persona del comunale che appunto è di sua fiducia. Allora, se è di sua fiducia e l'attuale segretario era evidentemente di fiducia di Zubani, stride urlare sui giornali che era super partes, o era di fiducia del sindaco, o era super partes, o altrimenti Zubani, quando lo ha scelto, doveva condividere la sua scelta con l'opposizione, cosa che si è ben guardato di fare, ma nessuno peraltro gliel'ha mai chiesto. Sui maggiori costi relativi alla convenzione, dobbiamo far notare appunto che c'era una convenzione tra il comune di Carrara e la provincia, che era stipulato lo scorso anno, perché la provincia era priva del segretario comunale e ha chiesto al comune di prestargli il proprio con una compartecipazione di spese. Compartecipazione di spese che andava a 70% comune e 30% provincia. Però dobbiamo anche tenere in considerazione che il segretario comunale giustamente prendeva un ulteriore emolumento per l'incarico in provincia, quindi il monte totale di spesa si alzava e alla fine il risparmio si aggira intorno ai 10-11 mila euro, che sostanzialmente non ci sembra una cifra così rilevante, se consideriamo anche il fatto che purtroppo il segretario non ha il dono dell'ubiquità e per svolgere il proprio lavoro in provincia doveva recarsi alcuni giorni della settimana là a fare le cose in ufficio. Dobbiamo inoltre far notare che le convenzioni sono state stipulate tra Comune di Carrara e Provincia. La Provincia stessa ci ha chiesto di sciogliere la convenzione per permettergli di mantenere il nostro segretario in organico. Ma la Provincia è governata da un presidente del Partito Democratico. Se loro ritenevano quei 10.000 euro fondamentali per la comunità, potevano suggerire al loro presidente di non farci sciogliere la convenzione e si sarebbero tenuti il nuovo presidente che è scelto dal movimento. Tenuto conto di che cosa? Che comunque, quando fu stipulata quella convenzione, tutte le forze politiche erano contrarie. In linea di massima erano concordi col fatto che doveva essere una convenzione temporanea per venire incontro a un'esigenza straordinaria da parte della provincia.